Salve, in questo terzo video continueremo l'analisi dell'Enterprise Plan, cioè del piano di impresa, di come questo piano può esserci utile per raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo dati. Nel precedente video abbiamo parlato di quanto è importante identificare i bisogni dei soggetti a cui noi ci rivolgiamo, quindi dei soggetti che fanno parte del nostro mercato, del nostro target. Capire quali sono i loro bisogni ci serve per andare a settare bene quella che è la nostra idea, capire come pianificarla, capire anche come comunicarla. La seconda parte riguarda la teoria del cambiamento, cioè come, nel caso in cui questi bisogni fossero risolti, che cos'è che cambia all'interno del nostro target. Ricordatevi che noi abbiamo identificato come nostro target un determinato perimetro, che può essere la nostra città, può essere un quartiere, può essere una regione, può essere un'area, possono essere dei soggetti specifici. Quindi dovremmo cercare di immaginare come per questi soggetti può cambiare quella che è la loro realtà. Ricordiamoci sempre che noi stiamo parlando di arte o di artigianato, quindi il concetto di cambiamento, diciamo, è un po' più immateriale rispetto a quella che è un'impresa classica, ma anche lì, facendo questo gioco di idea, di pensiero, possiamo immaginarci quale può essere il cambiamento all'interno del nostro target. La terza parte, che è quella più importante, come abbiamo detto, che è il focus appunto dell'impresa, è l'idea. Proprio in forza di questa prima analisi che noi abbiamo fatto, quindi dei bisogni e della teoria del cambiamento, dobbiamo andare a ripensare alla nostra idea, dobbiamo andare a vedere se effettivamente quella prima idea che noi avevamo avuto risponde a questi bisogni e si inserisce all'interno di questa teoria del cambiamento. Naturalmente in questa fase non si chiede di stravolgere quella che è l'idea iniziale, però magari di andare a fare degli adattamenti. Questo è un processo che permette appunto di andare a adattare l'idea e a renderla appetibile per il mercato. Ricordiamoci sempre che l'impresa è una struttura che si rivolge al mercato, quindi rispondendo a dei bisogni deve cercare di adattare quella che è la sua offerta a quello che viene chiesto. Per fare tutto questo non abbiamo parlato di altri due pilastri importanti. La prima, diciamo, gira attorno appunto all'idea. Il secondo e il terzo pilastro sono le persone e la parte finanziaria. Iniziamo dalle persone. Non esiste nessuna idea di impresa che è stata creata da un singolo soggetto. In nessun tipo di impresa, né grande né piccola, nella storia è mai successo che un singolo imprenditore abbia sviluppato questo progetto di idea, questo progetto di impresa. Potete immaginare qualsiasi caso, da Henry Ford a qualsiasi altra struttura industriale, piccolo, medio o grande, mai è successo che questa persona sia stata capace contemporaneamente di creare l'idea, di avere competenze di marketing e quindi competenze relazionali che permettessero a questa idea di essere condivisa, e delle competenze finanziarie, cioè di andare a gestire dal punto di vista appunto finanziario tutti quelli che erano i costi e i ricavi. Quindi diciamo che nello sviluppo di questa idea una parte fondamentale, appunto un pilastro, come abbiamo detto, così come l'idea stessa è un pilastro, diventa il team. Diventano le persone che noi coinvolgiamo all'interno di questa idea, di questa sperimentazione. E per questo bisogna riuscire a trovare delle persone che abbiano anche delle competenze diverse dalle nostre, che abbiano delle competenze finanziarie piuttosto che delle competenze relazionali. L'obiettivo è che questa idea, oltre a essere un qualcosa che risolve i bisogni, deve essere applicabile e deve essere sostenibile, e soprattutto questa applicabilità e questa sostenibilità devono essere comunicate, cioè si deve essere in grado di riuscire a far percepire la differenza e di far percepire il vantaggio alle persone che potenzialmente ne potrebbero essere interessate. Come possiamo noi andare a vedere all'interno della nostra realtà, dell'arte, dell'artigianato, che tipo di persone ci servono? Beh, sicuramente bisogna condividere quella che è questa idea con quante più persone possibili, con i nostri amici, con i nostri colleghi, con i nostri conoscenti, con i nostri colleghi universitari, con i nostri docenti. Mettere alla prova questa idea sotto diversi punti di vista e farla guardare da diversi punti di vista diventa un gioco interessante per cercare di andare a ridefinire quell'idea sempre in linea con le esigenze, quindi con i bisogni delle persone, è in linea con quella che potrebbe essere questa teoria del cambiamento. Non è vero che un'idea deve essere tenuta nel cassetto e nascosta, non stiamo parlando di grandi brevetti, un'idea è tale soltanto quando viene condivisa, nel momento in cui rimane chiusa all'interno del nostro cassetto è una nostra convinzione, non è ancora un'idea.
Quest'idea poi deve essere realizzabile. Per essere realizzata ha bisogno di diversi punti di vista, cioè noi dobbiamo guardare a questa stessa cosa da diverse prospettive. Queste diverse prospettive nascono appunto dalle diverse esperienze che le persone hanno. Da lì, appunto, come dicevo, ci vuole l'ideatore dell'idea sicuramente, persone che abbiano capacità relazionali, che riescano a mettere in moto un circuito di interesse attorno a questa idea, e delle capacità finanziarie, cioè delle persone che riescano a tradurre in numeri quelle che è la prospettiva e l'attuazione di questa idea sul territorio. Quando noi parliamo delle persone dobbiamo tenere in considerazione che non possiamo noi, come dicevo all'inizio, sviluppare questo processo di impresa senza mettere dentro delle altre persone. Esistono delle imprese individuali, sono delle imprese fatte da un'unica persona, ma in generale è più facile e diventa più agevolato il processo dove noi condividiamo questa idea con delle altre persone che possibilmente hanno delle altre idee diverse dalle nostre, che magari si possono unire e possono costruire qualcosa di diverso. Nel mondo dell'arte o nel mondo dell'artigianato possiamo fare alcuni esempi. Nel mondo dell'arte, se noi siamo degli artisti, dei pittori o degli scultori, che non gli esempi che facevamo prima, se noi condividiamo queste idee con delle altre persone che possibilmente hanno delle altre idee che riguardano la commercializzazione o la promozione, immaginate a tutti quelli che sono gli strumenti web, quello potrebbe essere un grande supporto alla nostra idea. Cioè noi abbiamo la base, che è quella della creazione dell'opera d'arte, riusciamo a trovare degli altri soggetti che ci riescono a circuitare questa idea su degli altri canali. Nel mondo dell'artigianato è ancora più semplice, perché nel mondo dell'artigianato, magari sempre utilizzando quelle che sono le piattaforme web, possiamo trovare delle persone che permettono di crearci delle relazioni, crearci dei network, dove quel prodotto che noi creiamo può essere interessante, per esempio, per degli altri gruppi che sono disposti a distribuire quel prodotto. Immaginate dei gruppi turistici o dei gruppi che si occupano di promozione territoriale, che possono utilizzare i nostri prodotti come gadget. Questa è una delle sperimentazioni che ha più funzionato. Avere un gadget fatto con un prodotto artigianale diventa un prodotto interessante perché immediatamente ha subito una vasta platea a cui potersi rivolgere e ha un soggetto che è già organizzato per poter distribuire questo nostro prodotto. Quindi, come vedete, il condividere questa idea e riuscire ad avere dei gruppi di persone che si mettono assieme attorno alla costruzione e alla manipolazione di questa idea diventa una parte fondamentale. Dall'inizio del ragionamento, possibilmente arrivando a questo punto, la nostra idea è stata modificata. Quello deve essere un passo importante che noi dobbiamo fare. Non dobbiamo essere rigorosi nell'andare a portare avanti soltanto la nostra idea iniziale, ma dobbiamo essere anche umili nella possibilità di andare a modificare questa idea a seconda delle persone che incontriamo, dei bisogni che andiamo a analizzare e del territorio, della realtà a cui noi ci rivolgiamo. Le persone che vengono coinvolte all'interno del processo di questa idea possono essere le persone che sono direttamente coinvolte, quindi che possono entrare a far parte del nostro team, della nostra squadra, che possono investire e scommettere sulla nostra idea, che possono aggiungere dei pezzi di idea perché già hanno sperimentato delle altre cose, oppure possiamo coinvolgere indirettamente delle persone, magari delle altre persone che hanno sviluppato delle idee simili, dove la nostra soluzione può essere un miglioramento delle idee che loro hanno avuto. Pensate a tutto quello che è il mondo dell'artigianato: se esistono già degli artigiani che storicamente nei nostri territori creano dei prodotti simili ai nostri, noi possibilmente possiamo portare un'innovazione nella lavorazione, un'innovazione nel modo di presentare e di concepire quel prodotto lì. Quindi quando noi pensiamo alla persona dobbiamo pensare in maniera iperallargata, non in maniera stringente. Naturalmente poi andremo a selezionare quelle persone che saliranno sul treno con noi per portare avanti questo progetto e delle persone con cui noi ci confronteremo. Quindi avremo delle persone che faranno parte del nostro team, delle persone con cui ci siamo confrontati e anche delle collaborazioni esterne. Tutto questo mondo di relazioni diventa un primo passo importante per riuscire a creare quella mappa degli stakeholder di cui parlavamo prima. Sono tutta una rete di relazioni che riescono a mettere all'interno dell'idea che noi abbiamo avuto tutta una serie di elementi importanti magari a cui noi non avevamo pensato, perché siamo stati focalizzati soltanto dalla nostra prospettiva. Condividerlo da prospettive diverse diventa un punto veramente importante. Le diverse esperienze sui diversi territori con diversi punti di vista sono il vero valore che l'idea può avere. Pensiamo sempre all'ambito dell'artigianato.
la possibilità di confrontarci con degli artigiani che hanno molta più esperienza di noi, magari su altri territori che lavorano la nostra materia prima, può essere un punto di vista interessante per cercare di andare a aggiungere degli elementi all'interno della nostra idea principale, o magari anche a toglierli, perché possibilmente dalle esperienze che ci vengono raccontate andiamo a vedere che quelle esperienze non hanno funzionato o non hanno funzionato nel modo in cui noi pensavamo. Questo ci serve per andare a fare una sorta di test simulato, cioè prima di andare a mettere sul mercato quel prodotto, prima di andarlo a testare, già delle esperienze dei nostri potenziali competitor o in questo caso di potenziali collaboratori ci permettono di andare a definire meglio qual è l'ambito di azione e in che modo possiamo muoverci.